A chi è che si recò? Stava nel vescovo. Lo sapevo, se la montagna non va, da un momento, ma lo metteva la montagna. Stanno venendo pure il sindaco e la baronessa, vostra madre. La baronessa? Mamma! Presto, scappiamo dal giardino, vieni. Io lo sapevo, io non tengo un bambino, io tengo due bambini. Accomodatevi, eccellenza, accomodatevi. Attenzione, attenzione, che ci sta un mattone che si muove, vi potete far male. La calma. Pace, pace bene a voi tutti. Pace a voi, Eminenza. Don Sandro, vi chiamate così, vero? Certo, Eminenza. Bene, bene, bene. Voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Certo, lo sappiamo, Eminenza. Dirò brevemente perché il tempo mi tiranneggia e altre più, ben più gravi occupazioni mi chiamano altrove. Per prima cosa, però, devo muovere un aspro. Un asperrimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. E via, che hanno fatto? Cugina, cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna. Un peccato molto, ma molto grave. Dov'è la ragazza? Povera e tenera pecorella, capitata fra un branco di lupi. Quando ce ne te candanno, eh? Il Signore abbia pietà di lei, così come io la accolgo nel mio cuore paterno. Eccellenza, ma noi volevamo veramente... Silenzio, per favore! Avvocato! Chi? Silenzio! Eccellenza, se ho sbagliato, io mi chiedo scusa. Lasciate, lasciate, cugina, vi dispenso dal baciarmi la mano. Io sono sacerdote vero. Non è a me che dovete chiedere perdono. Il perdono è di Dio, io sono veramente indignato. Ma te faccio nato criato. Eccellenza, ma permettetemi di insistere. Piano. Ma no, non mi posso addrizzare. Piano, accomodatevi. Cugina. No, non mi posso addrizzare. Permettete. Io sono il sindaco di questo povero paese, Vittorio Scardacchione. Lo so, sindaco, lo so, è già la terza volta che me lo dite. E credevo che in tutta questa baraonda non avevate sentito. Provvedete a migliorare le condizioni delle strade, piuttosto. Per salire quassù mi è venuto un mal di macchina che... Eccellenza, io faccio tanto per questo povero paese. Non ci danno i soldi. Ora ho intenzione di organizzare anche... dei fastosi festeggiamenti con bande luminarie, dei festeggiamenti per il miracolo che, come credo di capire, ammettete. Chi ha detto questo? Chi ha parlato di miracolo? Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Niente nella improvvisa guarigione di Matilde giustifica l'uso della parola miracolo. Eccellenza, allora io sono sciolta dal voto fatto alla Santa Vergine. Ma certo, cugino, certo. Eccellenza. Questo è de cagnano tutte le parti. Dio benedico. Dovere umano di vostro figlio, però, sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Ah, beh, levati. Ma ognuno è padrone di sedersi sulla botola dell'inferno. Noi, Don Sandro, possiamo pregare, deplorare, piangere per loro, ma non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, per non dire addirittura con delle frodi. Eccellenza, ma io... Lasciatemi parlare un momento. Cugina carissima, se voi, come mi avete detto, volete propiziare un matrimonio di sistemazione a quella giovane smarrita, sarà un atto di generosità, finalmente degno del vostro nome, di voi e della vostra famiglia. Ma ricordatevi, non vi corre nessun obbligo a farlo. Ma io non ci capisco più niente. Questo è sciocco e merda. Una volta dice una cosa, una volta ne dice una... E non vota faccia, sto vescovo. Siete d'accordo? Eminenza. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Sono d'accordo. Non c'è stato mai nessun miracolo. Il rispetto della verità mi impone di dirlo. Eccellenza, ma il trasferimento di mio figlio? Miracolo! Ma quale miracolo? Vostro figlio ha ottenuto il trasferimento grazie all'interessamento di Don Sandro presso un influente e caritatevole prelato. E l'esame tu vogliono, figlio? L'esame tu vogliono.
L'esame superò finalmente l'esame a tuo figlio. Non per grazia della Vergine, ma solo perché raccomandato da Don Sandro all'insegnante che conosceva. Eccellenza, ma io vincetti pure la lotteria. Usando uomo, mi ricetto accattate un numero e vieni che vincere, la terra ne fa vincere. Andovina, che numero è scelto? Per caso, ma solo per caso, il numero 13. E voi come sapete? Don Sandro, Don Sandro, Don Sandro, ho trovato in sacrestia il panierino di quella vostra lotteria. Dentro c'erano i 90 numeri, ma tutti 13. Ma non è combruglione, ma facette fesso, ma facette. Ma facette fesso, quando si imbruglione. Finalmente posso fattere a moglie, ma già sfugato l'arretrato! Eccellenza, chiedi il permesso di allontanarmi, non mi sento bene. Don Sandro, capisco il vostro stato, che devo dire? Io come fratello ti chiedo pure scusa, ma come vescovo, ricordati, io ti rimprovero. Ma sapete che vi dico? Una peccatrice come me non ci può stare mezza accuppatura di gente onesta. Perciò io me ne vado e vi lascio. Però Don Sandro, sentite a me, lo posso dare un consiglio? Luatevi la scarpa e mandate la bacia a caccarù. Luatevi la scarpa che tenete facendo la callera. Ma chi è questa donna? Il cane di Don Sandro. Tu state zitto perché come stengo mo sono il cane che mocca. Eminenza, io sono colpevole e mi voglio confessare. Vi volete confessare con me ora? Lo so, siete molto colpevoli, ma c'è tempo fino a domani. No, 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 voi andate via, io mi voglio confessare con voi. Adesso? Sì, ho un peso qua sullo stomaco di cui mi devo liberare immediatamente, se no esco pazzo. Beh, in un caso così urgente io non posso sottrarmi al mio dovere. Vi prego, amici carissimi, lasciatemi solo con lui. Sì, certo. Vabbè, attendiamo il giardino. Ma prima voglio dirvi una cosa. Eccellenza, sindaco, voi ci avete portato... Sindaco, andiamo! Sindaco! Andiamo! Va bene. Siedi, siedi, siedi. Parla, Sandro. Che cos'è che gli vuoi dire? Io ti voglio dire che sei un ipocrita e un disgraziato. Oh, ma che cosa dici? Vada, io ti farò... No, tu non fai proprio niente, perché questa è una confessione e mi ha sentito. E ne approfitto per dirti che tu non vali niente, né come uomo né come sacerdote. Ma come osi? Io ho conosciuto vescovi e cardinali veramente degni di quell'abito perché portavano. E davanti a loro io mi inchino, non gli bacio solo le mani, gli bacio i piedi. Ma tu non sei degno di portare questo vestito. Basta! Non ho finito ancora, mi ha sentito. Io sì. Sono colpevole. Ho inventato qualche miracolo, è vero, perché questi sono contadini. Hanno ogni tanto bisogno di vedere una grazia, una misericordia di Dio, se no la fede si perde, se ne va. Io ho portato pace e serenità in molte famiglie. Tu, con la tua giustizia buona, hai distrutto tutta la fede che avevo creato. Hai riso questo popolo infelice e questo è un peccato gravissimo. Don Sandro, ma la Chiesa non può vivere sull'inganno, sulla bugia. Non ti mascherare dietro queste solenni parole. Tu le hai fatte per interessi di famiglia. Sì, ti ha chiamato Donna Bianca e sei venuto e sei sceso in campo contro un umile ragazzo, contro un bambino indifeso, contro la fede ingenua dei contadini. E questo è un peccato gravissimo e non ti assolvo. Tu non mi assolvi, ma sono io che non ti assolvo. E non mi morto! Perché mi aggiolo a sta scarpa stretta e la devo buttare! Dove la vuoi buttare? Faccio muro! Ah! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! Don Sandro! Don Sandro, vieni qua, dove vai? È assurdo, vieni qua! Dove vai, Don Sandro? Ma vieni qua! Vieni! Vabbè, ci sta rispetto, uno di stare un mezzo in un po'. Oh, Marisciallo, Marisciallo! Eminenza, scusate! E tu chi sei? Sei un tuo sacrestano, tu chi sei? Eminenza, che è successo? Perché avete gridato? L'abbiamo visto correre, quasi scappare! L'abbiamo chiamato, non rispondeva a nessuno! No, Eminenza, ma vi sentite bene? Bene, 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 non vi preoccupate! Chiedete a lui, forse è lui che sta male! Che caratteraccio! Ho dovuto dirgli parole molto, ma molto cattive. Una salutare tiratina di orecchie. Beh, cari amici, si è fatto tardi. Ora devo proprio andare. Mi ha visto, tra l'altro, si sarà pure addormentato. Cara cugina, caro amico. Mi accompagno alla macchina. Grazie, assessore, grazie.
Sindaco, Eminenza, Sindaco Vittorio Scardacchioni. Ah, sì, sì, è vero, cari amici. Porto con me un caro ricordo di voi tutti. Non diciamo altro. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Celeste! La verità e la giustizia, come sempre, hanno trionfato e così possono trionfare nel mondo. Non ci capite proprio niente. La verità e la giustizia, come sempre, hanno trionfato, ce l'ha detto l'avvocato. E mangia tagliale. Donna Bia, non è meglio che andiamo a casa vostra? Sì, però sai che cos'è? Volevo aspettare a Don Sandro. Non è che potremmo lasciare proprio sì, così, sì. Dobbiamo aspettare Don Sandro, dobbiamo fare la pace. Sempre il nostro parroco. Io non ho mai dubitato di questa vittoria. Mai. Che lo voleva fare causa, Madonna, non ha mai dubitato. Passata è la tempesta. O da Ugelli far festa. Sì. Hanno tentato di coprirci di fango. Hanno tentato di avvolgerci da merda in una truffa. Ma noi siamo inattaccabili, perché noi siamo di cristallo, gente onesta. E va a crescere. Alla parte fuori! Ma non è che ti cacciano! Ma sono pazza! Ti currano per tutto il paese e ti dicendo tutti i peccati che ci siamo, che vi siete andati a confessare! Oh. Ma sapete come si dice? Un posto più sporco. No. È proprio l'orecchio lo prevato. Ma i peccati di chi sta dicendo? Sta dicendo i peccati di tutti quanti! Tutti i peccati che ci siamo andati a confessare! Sta scurnando a tutto il paese! Io questo però non lo capisco, non ho proprio capito sta Don cosa. Bia, qua ci sta niente a capire. Don Sandro è ciuto pazzo e ti currende per tutto il paese e ti dicendo, per esempio, no, per esempio, Donna Bianca ha fatto che. Ride. Un sindaco Scardacchia ha fatto che. Questo non lo può fare. Ah. I preti non possono impazzire. Andiamo al permesso di fare. Calma, vi prego, signori, calma, manteniamo la calma. Gesù, oh, io vai a sentire che si dice. Che mo ci vuole? I gambi mi se corne. E in coppa e corne. Ma corne personale, mai, mai. Sì, va, vai. Vedi che c'è trovo, via. Se vede che lo ha detto Don Sandro, questo è dei tanti chili corne che se carne le darà all'angelo, manco uno ne va andare. Si è fermato, ah, si è fermato. Sapete a che ora parte il primo treno per Napoli? Sì. Lo sapete? Facimi ferro. Mi sono ricordata che devo partire d'urgenza, devo proprio scappare. Sta morendo mia zia. Permettetemi. Vedi che si è scordata che ce lo faccio solo un coppo caso. Mi faccio un coppo caso. Non mi fate attaccare. Santa Regina, madre di misericordia. Signore, calma, noi siamo inattaccabili, siamo di cristallo. Si è scassata la cristalliera. Ah, la volete finire, la volete finire, sì o no? Ah. No, no, voglio parlare. Oh, ma sto canale fanno le. Ma adesso che il vostro che ti vedete addosso? Io no. Voi vi equivocate, io sono tranquillo, la coscienza a posto. Io non sono uno sciocco come voi che mi sono dovuto confessare. Veramente, Don Sandro, ha detto l'avvocato. Tu non ti sei mai confessato, ma io sì. E come confessavi i peccati senza confessare i miei, eh? Certe cose si fanno in due. Ma perché? Tu e l'avvocato? Facevano l'avvocato in collaborazione. Brutta schifosa porcello! E se scandalizzate Maria Coretti! Oh no! Oh, tu dici questa! Calma! Calma, signora! Non facciamo scandali!
Lo sapete perché la signorina Celeste non ha figli? Perché si piglia per nulla. Ma perché sono sterile. Chi? Sterile tu? E se vuol dire che mi hai chiesto a me per abortire? Esorto. E tu hai cercato a me, purtroppo, te fanno magliaccio dal volo, mi gustano. Quando io volevo solo un amore platonico. E volete sapere perché? Perché voi avevate le tendenze omosessuali. Io voglio la carne! La carne! Questo che sembra la funnacella appicciata. Fatta là, facitemi più là. Tendenze omosessuali a me. Mi hanno detto di tutto, mai questo. Mi hanno detto hai rubato. Ehi, lo fanno tutti quanti. Mi hanno detto tua moglie ti tradisce, mia moglie mi ha tradito. Ma fu la lontananza, di Steven Galera. Un errore di quelle dannate toghe rosse della procura di Pietrascura. Il cancro del nostro paese. Ma se voi avessimo votato sì al referendum, io a quest'ora stavo senato e tenevo l'immunità parlamentare. Signore, secondo me non è vero che Penelope aspettò per 20 anni a Ulisse. O me revesse scapolo, se no ne avesse die che se ne scriveva. Ulisse aveva le corna. Sì, Ulisse, te ne vai con! Sindaco, ma che ce ne frega a noi di Ulisse? E tu ne manca un paese nostro. Certo che Don Sandro sta pintando bello nero sul paese nostro. Fortunatamente ci sono paesi ben più neri del nostro. L'Africa, per esempio. L'Africa? L'Africa? Che c'entra l'Africa? Che volete dire? Io non dico niente. Chi è Don Sandro che dice tutte cose? Oddio, ha detto pure questa. Oddio, ha detto pure questa. Ha detto pure questa. Tutte cose. Ha detto pure questa. Celeste, che cos'è questo nervoso, eh? Che cos'è questo nervoso? Che sì, che vuoi tu? Quando sono stati in Africa ho avuto un'esperienza con un giovane negro. Con un nero? Ma no. E vabbè, mica ci mettiamo a fare i razzisti adesso. Fatte, noi siamo superiori a queste cose. E niente meno tu, cucchi sto curriculum internazionale. Tu volevo sposare mio figlio. Ma che le si sposo con vele bianche? Chiamate la maestrina che la faccio sposare subito, subito. La paura che fa, eh? Eri tu che mi plagiavi, che mi facevi opporre. Ma che volevi da me? Oh, maliarda. Maliarda. Scusa, ma non si diceva miliardo. Ma ormai che fa sta zitta sto scemo, mamma. Ah, ci capito. Voleva addirittura i miliardi l'avvocato. Ha parlato con mezzarista, eh. Corne voglie, corne capre, corne pecore. Ma omettete sempre il pezzo migliore della vostra collezione. E quale? E corne cervo che avete ricamato ricamare a confronto. Ma chi? Io primo cliente vostra moglie. Sono stato io e il cane. Ma vai, la fermi tutti! Sono il vostro sindaco! Bianca, devo dire anche io una cosa. Dici. Una sera sono andata a trovare Menico. Menico? E la moglie non c'era. Non c'era. E che è successo? E ci siamo fatti un bicchiere vino. E poi allora? La carne è bianca. La carne. Ma la carne è bianca, le piace la carne pietra. Che una sera sono venuta a trovare Don Sandro. Don Sandro! E no, Don Sandro non c'è. Ma, meno male! E ci stavo Modestino. Modestino. E ci siamo fatti un bicchiere vino. E poi! La carne è bianca! La carne! Madonna, che sa carne! Mangiate un po' di pesce ogni tanto! Oddio. Sindaco, baronessa, ma voi ancora qua? Don Sandro, vi stavamo aspettando perché volevo dire una cosa. Ho figli miei e Domenica, sposatevi.
Mamma, ma ti senti bene? Sto benissimo, mamma. Io facete proprio creature. Scusate, ma io ho perso una scarpa. Qualcuno l'ha trovata? Mamma, che stiamo, stronzate? Io non lo so che cosa mi è successo. Ho avuto un momento di confusione mentale. Non mi ricordo proprio niente di quello che ho fatto. L'abbiamo trovato che dormiva sotto un arco. A chi è che si recò? Sta venendo vescovo. Lo sapevo, se la montagna non va, da un momento, ma un momento va la montagna. Stanno venendo pure il sindaco e la baronessa, vostra madre. La baronessa? Mamma! Presto, scappiamo dal giardino. Vieni. Io lo sapevo, io non tengo un bambino, io tengo due bambini. Accomodatevi, eccellenza, accomodatevi. Attenzione, attenzione, che ci sta un mattone che si muove, vi potete far male. Pace. Pace bene a voi tutti. Pace a voi, Eminenza. Don Sandro, vi chiamate così, vero? Certo, Eminenza. Bene, bene, bene. Voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Certo, lo sappiamo, Eminenza. Dirò brevemente perché il tempo mi tiranneggia e altre più, ben più gravi occupazioni mi chiamano altrove. Per prima cosa, però, devo muovere un aspro. Un asperrimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. E via, che hanno fatto? Cugina, cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna. Un peccato molto, ma molto grave. Dov'è la ragazza? Povera e tenera pecorella, capitata fra un branco di lupi. A chi è che si recò? Sta venendo vescovo. Lo sapevo, se la montagna non va, da un momento, ma un momento va la montagna. Stanno venendo pure il sindaco e la baronessa, vostra madre. La baronessa? Mamma! Presto, scappiamo dal giardino, vieni. Io lo sapevo, io non tengo un bambino, io tengo due bambini. Accomodatevi, eccellenza, accomodatevi. Attenzione, attenzione, che ci sta un mattone che si muove, vi potete far male. Pace, pace bene a voi tutti. Pace a voi, Eminenza. Don Sandro, vi chiamate così, vero? Certo, Eminenza. Bene, 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 voi tutti sapete quale situazione di disagio mi ha fatto sentire il dovere di venire qua. Certo, lo sappiamo, Eminenza. Dirò brevemente perché il tempo mi tiranneggia e altre più, ben più gravi occupazioni mi chiamano altrove. Per prima cosa, però, devo muovere un aspro. Un asperrimo rimprovero a Donna Bianca e a suo figlio. E via, che hanno fatto? Cugina, cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un'azione indegna. Un peccato molto, ma molto grave. Dov'è la ragazza? Povera e tenera pecorella, capitata fra un branco di lupi. Quando ce ne te candanno, eh? Il Signore abbia pietà di lei, così come io la accolgo nel mio cuore paterno. Eccellenza, ma noi volevamo veramente... Silenzio, per favore! Avvocato! Chi? Silenzio! Eccellenza, se ho sbagliato, io mi chiedo scusa. Lasciate, lasciate, cugina, vi dispenso dal baciarmi la mano. Io sono sacerdote vero. Non è a me che dovete chiedere perdono. Il perdono è di Dio. Io sono veramente indignato. Ma te faccio nato criato. Eccellenza, ma permettetemi di insistere. Piano. Però non mi posso addrizzare. Accomodatevi. Cugina. Non mi posso addrizzare. Permettete. Io sono il sindaco di questo povero paese, Vittorio Scardacchione. Lo so, sindaco, lo so, è già la terza volta che me lo dite. E credevo che in tutta questa baraonda non avevate sentito. Provvedete a migliorare le condizioni delle strade, piuttosto. Per salire quassù mi è venuto un mal di macchina che... Eccellenza, io faccio tanto per questo povero paese. Non ci danno i soldi.
Ora ho intenzione di organizzare anche dei fastosi festeggiamenti con bande luminarie, dei festeggiamenti per il miracolo che, come credo di capire, ammettete. Chi ha detto questo? Chi ha parlato di miracolo? Qui non c'è stato mai nessun miracolo. Niente nella improvvisa guarigione di Matilde giustifica l'uso della parola miracolo. Eccellenza, allora io sono sciolta dal voto fatto alla Santa Vergine. Ma certo, cugino, certo. Eccellenza. Questo è De Cagnano, tutto Dio il benedì. Dovere umano di vostro figlio, però, sarebbe quello di condurre all'altare la ragazza che ha violato. Ah, beh, volevo dire. Ma ognuno è padrone di sedersi sulla botola dell'inferno. Noi, Don Sandro, possiamo pregare, deplorare, piangere per loro, ma non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, per non dire addirittura con delle frodi. Eccellenza, ma io... Lasciatemi parlare un momento. Cugina carissima, se voi, come mi avete detto, volete propiziare un matrimonio di sistemazione a quella giovane smarrita... Eccolo. Questo è un gruppo che è nato 5 anni fa e che si sta prendendo tante soddisfazioni anche fuori dal Molise. Quindi grazie a voi di seguirci sempre e grazie da parte mia a tutti gli attori e soprattutto a Sebastiano Iannone, che è il presidente del Dopolavoro, perché davvero ci mette corpo e anima.